Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un video un po' speciale, sono ancora una volta emozionata perché non mi sembra vero che le aziende collaborano con me. Mi raccomando, vedete il video fino alla fine perché alla fine del video ci sarà una sorpresina per gli iscritti al mio canale da parte di questo sito. Voglio presentarvi un sito che mi ha mandato alcuni oggettini da recensire che non so se lo conoscete tutti, ma è Born Printing Store. Vi lascio qui il nome del sito e giù nell'info box vi lascio il link a cui appunto potete trovare questo sito. Su questo sito potete trovare tantissimi articoli che vanno dalla nail art, quindi tutti gli oggetti per le unghie, alla cucina, al giardinaggio. Potete trovare anche appunto oggetti di cartoneria come quelli che ho preso io e tantissime altre cose a prezzi veramente irrisori. E vi lascio nel frattempo che vi parlo le immagini che per farvi vedere appunto il sito è in inglese, però potete tranquillamente con Google Translate potete tranquillamente, come ho fatto io, cambiare la lingua in italiano e potete anche scegliere come valuta l'euro e quindi farvi un'idea migliore di quello che andate a spendere, ma potete anche lasciarlo in dollari come preferite. Come vi dicevo prima, appunto, ci sono varie categorie e quindi appunto va dalla nail art, vende gioielli, vende anche accessori per make up, per i cellulari, per la casa e per il giardino, e anche alcuni stampi che ho trovato che sono veramente carini e anche appunto le cose di cartoleria, che sono quelle che più mi interessavano e che ho preso, che gentilmente mi hanno dato. Un'altra cosa importante è che questo sito spedisce, credo, da Singapore, almeno ho visto sulla busta che mi è arrivata che era da Singapore, e la spedizione è completamente gratuita, i prezzi non sono per niente alti e quindi, anzi, addirittura con delle offerte si trovano veramente delle ottime occasioni. Quindi passiamo subito a farvi vedere che cosa gentilmente mi hanno inviato. E sono molto contenta perché sono stati gentilissimi e anche mi hanno detto che vogliono collaborare altre volte con me nel corso dell'anno e non posso che essere felice. Una cosa che ci tenevo a dire per quanto riguarda le collaborazioni, senza magari iniziare a creare casini, è che a me piace appunto collaborare sia con gli youtuber che con le aziende, ma non per avere prodotti gratuiti come magari qualcuno può pensare, ma soprattutto perché io poi, attraverso anche le recensioni che vedo sugli altri canali YouTube appunto di altre collaborazioni che fanno con altre aziende, io molto spesso prima di comprare mi oriento molto e mi faccio aiutare da queste recensioni, che devono essere assolutamente appunto oggettive. Se una cosa non va bene si deve dire, e quindi piace anche a me appunto dare una mano a chi vuole acquistare o magari non sa che cosa scegliere o su quale sito acquistare. Mi piace appunto dare una mano anche nel mio piccolo. Quindi bando alle ciance, passiamo a farvi vedere che cosa mi è stato inviato. La cosa che mi è piaciuto subito appunto sono tutti gli articoli di cancelleria che hanno nel loro sito, e principalmente io ho trovato questi, che era una vita che ricercavo e ogni volta non riuscivo mai a prenderli, e sono dei flag, anzi qua c'è scritto stick e qualcosa, sono i flag praticamente, ok, quelli che si mettono nelle agende di fuori, e sono appunto un po' a tema diciamo viaggi, e quindi c'è Parigi, che io adoro, la macchinetta fotografica, e qui abbiamo non so cosa sia, forse un francobollo, e Pisa Tower, quindi Torre di Pisa, un'altra macchinetta e la bandiera dell'America, ed sono fantastici, praticamente stanno in questa confezione qui che io penso bucherò e utilizzerò nell'agenda. E poi sono appunto questi così, forse si vedono da qua, sì, questi qua piccolini così che si attaccano di qua, e i flag questi qua, e sono veramente carini, cioè stupendi, guardate, bellissimi. E questi non mi ricordo quanto stavano, se non erro un dollaro e qualcosa. Comunque vi lascio sempre giù nell'info box, oltre al sito vi lascio tutti quanti i link dei vari oggetti, così potete andare a vedere meglio sul sito i loro prezzi. Poi ho preso questi, che sono 1, 2, 3, 4, e sono dei normografi, non so come chiamarli. Io avevo quelli della scuola e praticamente erano quelli là appunto con i numeri e con tutte quante le varie forme. Mi auguro che non vi faccia problemi il flash.
E quindi purtroppo devo utilizzare il flash perché anche se è mattina praticamente sta diluviando tipo da una settimana e quindi è tutto nuvoloso, non si vede niente. Ecco, forse se la metto così non mi faccio male agli occhi col flash. Abbiamo un bimbo, un pupazzo di neve, una nuvoletta, un ombrello, una luna, una stella, un telefono, credo, il sole, la lampadina, una macchinina, un triangolo, una nuvoletta di quando uno parla, non so come si chiama, una freccetta, questo non so cosa sia, un pesciolino, un pinguino, una balena, un delfino, una corona, una nota musicale e un punto esclamativo. E mi piace anche l'idea di poter utilizzare la parte superiore per fare altre decorazioni. Poi abbiamo quello azzurro, sono quattro in tutto. Questo è il secondo. Quello azzurro abbiamo una nave, una barca, e una chiave inglese, un'ambulanza, che spero di non utilizzare mai sull'agenda, un ombrello chiuso, una bicicletta, un pullman, un aereo, una nuvoletta che nevica, una nuvoletta del fulmine, una nuvoletta della pioggia, e un albero di Natale, una tazzina, questo credo che sia uno spazzolino, penso di sì, e una persona che nuota, una fetta d'arancia, credo, e una teiera. Poi abbiamo questa rosa. Allora, abbiamo qui, anzi più che rosa, della fotocamera sembra un fucsia, ma è un rosa, una tazzina di caffè o di latte, e una carota, questa penso che sia un'anatra, forse i suoi figlioletti, o non lo so, e poi una ciliegia, anzi due, una mela, cucchiaio, forchetta e bicchiere. Questo, boh, una decorazione, o anche forse una margherita, un osso con il cagnolino, un cuoricino, questo non ho idea di cosa sia, un gattino, la casetta e l'omino, che sembra l'omino di Pane di Zenzero. E poi sopra, non so se si possono vedere, ci sono tutte quante le emoticon, che carine. Questo è arrabbiato, questo piange, questo è tipo tratto punto tratto, credo. E questo è felice e questo è un po' felice, un po' meno, insomma, di questo. L'ultimo è quello giallo. Abbiamo una piantina in un vaso, e una tromba musicale, un pianoforte, una nota musicale, una farfallina, una libellula, una campanellina, un violino, oh sì, violino, un granchietto, un cigno, un elefante, un orsetto che si chiede dove sto, ho un punto interrogativo separato dall'orsetto e una coccinella. Sono stupende e io le proverei anche subito. E voglio provare quello della bici o delle nuvolette, mi piacciono anche. Ovviamente la punta deve essere abbastanza appuntita. Io infatti quando utilizzavo il normografi utilizzavo la come si chiama quello con le mine? Vabbè, adesso non ce l'ho a portata di mano, facciamo qualcosa di più grande. Vediamo. Ovviamente i puntini non riesco a farli perché è piccolina, ci vuole la punta più piccolina, però vi assicuro che con la punta piccola funziona da grande. Adesso non ci arrivo là dentro. Stupende! E poi si colorano. No, vabbè, io sono impazzita da queste cose. Quindi queste quattro, pure queste non costavano tantissimo, anche queste a un prezzo veramente irrisorio. E poi, sempre vi lascio giù il link nell'info box, e poi per finire in grande, questa penna che l'ho vista, questa mi ricordo quanto sta $3,50 più o meno, e appena l'ho vista ho detto no, la voglio subito. Ed è una penna che praticamente quando scrive fa queste cose qua. E io l'ho chiesta appunto verde, che è quella del caffè, però ce ne sono tante altre, forse dietro le fa vedere. No, ci sono varie fantasie. Qui potete vedere, guardate, c'è quella che fa love tutti i cuoricini, quella che è gialla, ce ne sono di diverso tipo. E quindi la proviamo subito.
quindi credo che si faccia così e poi credo che si faccia così. No, vabbè! No, vabbè, guardate! C'è, bellissimo! Ha fatto la tazza di, credo, cappuccino. E la tazzina con il latte, col caffè. Stupenda! Praticamente fa la tazza di Starbucks, la tazzina di caffè, il caffè, lascia le varie icone. No, ma stupenda! Bellissima. Quindi queste sono le cosine che ho preso dal sito Born Pretty Store. E vi ricordo che i link di tutte quante le cose che ho acquistato e il link del sito lo trovate giù nell'info box. E inoltre sono stati così gentili che praticamente mi hanno riservato per gli iscritti al mio canale uno sconto del 10% sugli acquisti sul loro sito. E vi lascio qui il codice per avere il 10% di sconto sul sito sull'acquisto. E inoltre ve lo lascio anche giù nell'info box. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata a questo sito. Io li ringrazio ancora per questa collaborazione, sono stati gentilissimi e in effetti il pacco mi è arrivato nei tempi prestabiliti, che comunque sono almeno di un mesetto, come le cose che vengono da quelle parti, insomma. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti degli oggetti che mi sono arrivati da questo sito. Vi saluto e noi ci vediamo la settimana prossima con un altro video. Ciao!